Salve a tutti ragazzi, qui è Peppe Gio Games. Siamo in questo nuovo video stato su Tom Clancy Rainbow Six Siege. Però ragazzi, siamo qui con il nuovo aggiornamento Black Ice. Come vedete, diversamente da tutto il resto. Ragazzi, questo aggiornamento è uscito già da un po'. Io ho detto che ho il Season Pass, ho avuto anticipatamente gli operatori. Comunque, andiamo a vedere subito le novità che ci sono in questo nuovo aggiornamento. Allora ragazzi, il Season Pass l'ho preso da poco, da quando hanno messo questo aggiornamento. Ho saputo che i nuovi operatori, avete sentito bene ragazzi, i nuovi operatori non erano disponibili per una settimana perché non aveva il Season Pass. Quindi io sono stato subito lì e l'ho comprato. Comunque, adesso aspettiamo i lunghi caricamenti che purtroppo ci sono su ogni gioco e attendiamo. Attendiamo. E attendiamo. Ok, allora abbiamo fatto. Caricamenti, ogni aggiornamento sempre più lunghi che mai. Non fa niente. Comunque ragazzi, come potete vedere adesso tengo in alto a destra, non proprio a destra, tengo 19.832 piastrine e 600 dei cosi lì. Comunque, questi sono i nuovi due operatori della GTF2. Sono disponibili per tutta la community da poco, ragazzi. Poi, allora, io ragazzi li ho avuti già gratuitamente, i nuovi operatori, perché tengo il Season Pass. Comunque, ragazzi, allora, le dotazioni di questi operatori sono molto belle. A quanto pare, ragazzi, la grafica di questi operatori sembra un po' meno fluida degli altri operatori. Infatti, se ti mettiamo a mettere questo, guardate, è fatto diciamo meglio nei particolari, guardate, fatto meglio nei particolari rispetto a questo qui. Diciamo che i nuovi operatori sembrano un po' più giocattoli. Comunque ragazzi, adesso andiamo a parlare soprattutto di loro. Allora, come possiamo leggere, il nuovo operatore di attacco si chiama Buck. Nuovo operatore. Allora, qui poi sotto c'è scritto Grimaldello attiva uno shotgun agganciato sotto la canna dell'arma principale. Come potete vedere, ragazzi, dalla sua arma, questa arma principale, guardate, sotto l'arma c'è un'altra arma che sarebbe, per esempio, diciamo un fucile a pompa. Allora, le dotazioni, ragazzi, abbiamo questa qui che è a colpo singolo con la canna sempre sotto. Invece quest'altra che è una mitraia con la canna sotto. Non pensate male canna, ragazzi, mi raccomando. Comunque, dopodiché abbiamo quest'altra arma, che sarebbe la pistola. Vi faccio vedere meglio anche queste qui, in questo modo. Scusate. Poi abbiamo quell'altra lì, ve lo faccio vedere meglio. Ok, comunque, dopodiché possiamo mettere i due gadget che sarebbero la granata stordente, come la solita granata stordente, e anche questa qui, la bomba adesiva. La prima volta che la vedo in 360 gradi la bomba adesiva. Comunque, dopodiché ragazzi, non poteva mancare un operatore in difesa, Frost. Vediamo la sua specialità, tappeto trappola, usa una trappola meccanica per bloccare i nemici. Allora ragazzi, il mio preferito fra i nuovi due è Frost, ragazzi, perché serve molto. Andiamo a vedere le sue dotazioni. Allora abbiamo il primo fucile, normalmente il fucile a pompa, un normale fucile a pompa Super 90, che ragazzi è potentissimo questo fucile, quindi ragionateci un po'. Dopodiché
Abbiamo quest'altra, sarebbe una normale mitragliatrice con il caricatore a lato, come potrete vedere. Qui ho scelto quest'arma perché, diciamo, sono un po' più abituato con le mitragliatrici. Dopodiché, che si chiama questa mitragliatrice? 9mmC1. Vabbè. Poi abbiamo la solita pistola, che è uguale per tutti e due i nuovi operatori, è la stessa. Poi abbiamo anche la nitrocell, sarebbe il C4. E infine abbiamo lo scudo, vabbè, il solito, ragazzi, scudo. Okay, io vi consiglio lo scudo perché diciamo che potete mettere lo scudo e poi dietro gli agganci di Frost, in modo, cioè, quando una persona va sopra queste trappole meccaniche, diciamo che sarebbe tipo come gli acchiappaorsi, cioè le trappole, avete capito? Le trappole per topi, orsi, è la stessa cosa, solamente tipo un tappeto in formato gigante, infatti per bloccare i nemici. Poi vediamo un po', ragazzi, la biografia. Allora, la biografia, no, è un po' troppo lungo da leggere, quindi ragazzi io ve lo faccio scendere e poi leggetevelo voi. Ok, ragazzi, mettete pausa durante il video perché poi me le ho preso un po' lunghe. Allora, vabbè, poi leggetevi qui la data di nascita. Abbiamo tutto, l'altezza, peso, tutto il resto del personaggio, la biografia totale. Poi abbiamo quest'altro qui. Allora, leggetevi prima la biografia. Ok, allora adesso cerchiamo di. Allora, la biografia qui, data di nascita, logo, altezza, peso e soprannome Buck, Buck e Buckna. Vabbè, nome operatore, Sebastian Kut e tutto il resto. Non ho fatto leggere di quest'altro, il nome operatore. Come si chiama questa? Tina Lin Tsna. Vabbè, Tsna, come si chiama? Comunque, ragazzi, questo è tutto per il nuovo aggiornamento. Anzi, no. Allora, ragazzi, in questo nuovo aggiornamento hanno aggiunto anche una nuova modalità. Se andiamo su multigiocatore, andiamo su partita personalizzata, possiamo fare assisti. Cioè, che possiamo assistere alle, come devo dire, alle battaglie, come devo dire. Adesso mettiamo, per esempio, partecipa come spettatore, ragazzi, vi faccio vedere come questa cosa spettatore, ragazzi, mi piace tantissimo perché voi potrete aiutare anche i vostri amici se vi serve qualcosa. Intanto faccio un po' lo spettatore perché, beh, io tengo sempre il tipo nat limitato qui, vabbè. Comunque, noi possiamo fare anche la panoramica della lista scenari e tutto il resto. Vabbè, la partita, ragazzi, non carica. Comunque, praticamente vi far vedere dall'alto tutta la mappa. Potete vedere i nemici, gli amici, potrete vedere tutto, ragazzi. Dopodiché, per il resto non hanno aggiunto assolutamente niente. Se andiamo adesso qui possiamo mettere partite personalizzate. Non mi fa fare crea, vabbè. Comunque, ragazzi, hanno aggiunto una nuova mappa. Adesso vediamo se qualcuno la sta giocando.
Allora, ragazzi, era tutta ghiacciata. Ah, Yokt, guardate la prima, ragazzi. Yokt, notte, presidio, vabbè. Ragazzi, comunque, questa mappa è gigantesca, cioè, se non lo sapete, vi perdete dentro. È buona anche per i nuovi due operatori, perché è sempre errore, vabbè. È buona anche per i due operatori, perché riuscite bene a coprire. Soprattutto con Frost, perché se basta che lì mettete, cioè, dato che sta la neve, no, voi mettete i tappeti si fanno un po' più bianchi per la neve, si mimetizzano con la terra e i fessacchiotti ci vanno subito dentro. Quindi, ragazzi, invece con Buck è potentissimo, quindi io sto usando sempre questi due nuovi operatori. Adesso è la prima. Io ancora devo iniziare a giocare da quando adesso tutti hanno accesso ai nuovi operatori. Però io non so adesso se riuscirò mai più a prenderli i nuovi operatori. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto per i nuovi operatori. Comunque, andate a visitare anche se volete qualcosa in più. Dovete accedere al sito su qualsiasi dispositivo come tablet, computer, cellulari. Dovete scrivere rainbow6.com. Sta scritto qui sotto in basso a destra. Andate su questo sito e vedete tutte le cose che sono state pubblicate e anche le nuove cose future, diciamo. Poi, come vediamo, è possibile sbloccare gli operatori al costo di 25.000. 25.000 punti fama. Allora, ragazzi, vi rendete conto? Ma pensavo, dato che erano della stessa squadra, 500 e 1.000. 25.000 punti fama. Poi 600 crediti R6, cioè solo per uno 600 crediti R6. Cioè sarebbero i crediti che vi dà la season pass. Ma ragazzi, ma proprio stiamo scherzando. Vabbè, comunque ragazzi, se volete qualche informazione in più che non vi ho detto, andate a visitare il sito rainbow6.com, che lo potete trovare normalmente quando andate su internet. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi se volete altri. Se fanno qualche altro aggiornamento su un altro gioco, anche se non ce l'ho, ma vi porterò comunque che cosa ci sarà in questo aggiornamento. Ditemi anche posso fare anche, come devo dire, una specie di recensione su dei giochi che porterò sul canale. Ragazzi, posso fare la recensione, così potete decidere meglio su cosa fare, oppure il confronto fra due giochi quale scegliere. Per esempio, adesso sono uscite Rainbow e è uscito un altro gioco insieme. Vi posso fare anche il confronto, ragazzi. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, ve lo ripeto, commentate, condividete questo video dove volete, se vi è piaciuto, ragazzi, lasciate tantissimi like e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Supportiamo questo canale, ragazzi, che arriveremo a un nuovo traguardo. Da Peppe Giochi Messi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.